Buongiorno ragazzi, oggi siamo con il nuovo pick up cara cara caccata, come cavolo si chiama sta roba qui raga. Vediamo se mi fa rimanere su. Ah, non posso sparare per... purtroppo per noi raga non possiamo sparare. Allora, questo pick up lo potete trovare nella sezione Warstock. E come possiamo vedere stiamo mettendo le luci, stiamo modificando un po' di cose. Chiaramente ha un prezzo di $1.775.000, quindi con le modifiche io credo che questo pick up si aggiri intorno a $2 milioni. E capite benissimo che io ho le cavie, no, io ho i membri della crew che sono così gentili che spendono prima loro i soldi, poi se mi aggrada, se mi piace, ragazzi, lo compro anch'io. Ma siccome non ho tantissimi soldi, raga, lo sapete meglio di me, ormai la rapina, la Pacific, non la faccio. Modifichi le molle! Estremo. Estremo. Qua abbiamo cambiato un attimino le cose. Le gomme, credo e spero, tenga queste. Possiamo cambiare i cerchi. Comunque sì, raga, la Pacific non la sto facendo più di tanto. E quindi i soldi non crescono. E devo un attimino stare calmo, tranquillo, a non sperperare tutti i soldi, perché ci sono tante auto che mi piacerebbe comprare. Però preferisco farvi un attimino i video così, raga. Come possiamo vedere abbiamo messo un bel colore metallizzato con una bella perlescenza. Quindi, come avete visto, raga, siamo già fuori dal Los Santos Custom, perché non ha modifiche. Ha il colore principale, il colore secondario che sono le molle, le gomme e basta. Non puoi metterti qualcosa qui davanti sulla mitragliatrice. Non puoi. Sì! È il JT che mi chiama in un mio video, raga. Cose che non avete mai visto, vero? Quindi questa qui, raga, è la nuova, è il nuovo veicolo che ve lo faccio vedere anche qua su Warstock. Il cara cara, $1.775.000. Questo veicolo può essere modificato presso l'officina Avenger o di un centro operativo mobile. Quindi, cavolo, andiamo immediatamente là. Nel frattempo che aspettiamo, raga, il centro operativo mobile per modificare di tutto e di più, siamo in prima persona a sforacchiare qualsiasi cosa. Oh, una bella livrea colorata. Ci sta. Molto buona direi. Con tutti i led sotto il cofano è tanta roba, raga. Abbiamo queste qui tutte digitali o verde. Abbiamo anche un super minigun. Quindi queste sono le grandi modifiche di questo veicolo. Io credevo magari che si potesse mettere un lanciarazzi atomico, un qualcosa. Basta, il GT è rotto. La crew di Beastard con il logo atomico, con la macchina da NASCAR da zancudo estrema. Andiamo a provare subito, occhio che questo mi piglia sotto, la minigun. E diciamo che mi aspettavo più modifiche, eh? Mi stavo dicendo, mi aspettavo magari dei lanciarazzi. Bah, cosa dite? Preferite questa mitragliatrice che spara magari più velocemente o quell'altra più grossa, più massiccia? Fatemelo sapere sotto giù nei commenti. Io direi che per questo video è tutto, anche perché non c'è nient'altro da farvi vedere a parte il massacro universale qui. E poi adesso andremo a modificare anche tutte le altre auto, quindi aspettatevi tantissimi nuovi video, perché non vi ho detto i miei pareri sulle nuove auto e voi ci tenete tantissimo, perché avevo la mia serie divertiamoci con le modifiche, che aveva avuto un successo incredibile. E quindi dobbiamo assolutamente continuarla. E quindi, raga, io vi invito a lasciare tantissimi like. Ditemi un po' cosa ne pensate dei nuovi veicoli. E noi ci vediamo al prossimo video. Staccati dalla minigun. Ma sono crepati tutti. Dove cavolo è andato? Mi hanno lasciato qua da solo. No, vabbè, raga. Non mi avrete mai vivo, maledetti.